questa discesa di Conte riuscirà a riunire le anime del movimento, secondo voi? Beh, ce lo auguriamo, mi pare che sia una buonissima notizia. Noi ci aspettiamo da Giuseppe Conte una proposta per fare ripartire il movimento e per renderlo di nuovo competitivo dal punto di vista non solo elettorale ma soprattutto anche delle proposte. Quindi credo che Giuseppe possa rappresentare un buon punto di mediazione fra le tante voci che ci sono all'interno del movimento. Pensa che debba essere mandata in soffitta, diciamo, questo comitato a 5, oppure temete che il ruolo di un capo politico che è già stato sperimentato in passato con Luigi Di Maio possa creare problemi anche con la figura di Giuseppe Conte? No, guardi, io penso davvero sinceramente che anche Conte avrà bisogno di tanto supporto, e se c'è questo comitato di 5 persone elette che può aiutarlo a gestire le tantissime questioni che sono interne al movimento, ben venga. Io penso che ci debba essere. Resta un direttorio che coadiuva l'attività di un capo politico, cioè come ve lo immaginate? Una cosa del genere potrebbe essere, assolutamente. Non lo so, vediamo. Però sicuramente Conte ha dato capacità di riuscire a guidare il paese. Credo che guidare un movimento sia ben più semplice, ecco, quindi andiamo avanti e con grande entusiasmo, perché mi pare che si sia acceso tantissimo entusiasmo fra i nostri, quindi questa mi sembra già una buona base di partenza. La linea è quella di diventare di fatto un movimento moderato e liberale, come dice Di Maio? No, il movimento è sicuramente una forza ambientalista, progressista e riformista, per quello che sono i concetti antichi della politica. Però io penso che noi dobbiamo trovare anche un linguaggio nuovo. Ci penserà Conte, diciamo, a stabilire questa linea insieme a tutti noi. Si va verso la liquidazione di Casaleggio con 400.000 euro che corrispondono ai debiti accumulati dalle piattaforme Orso. Penso che sia arrivato il momento che le strade si dividano. Io l'ho sempre detto, lo sostengo da un bel po' di tempo a questa parte, che si doveva arrivare ad una risoluzione di questo contratto che c'era tra il Movimento 5 Stelle e Casaleggio, perché le ingerenze, per quanto mi riguarda, erano diventate insopportabili.